In Messico, appena scoccia la volontà del gruppo Atlante 2000 di realizzare un porto turistico e commerciale. Le parole del presidente Daniele Bellu. Bene, il porto di Penasco è un porto in Messico che ho progettato grazie all'iniziativa di due persone, il dottor Patumelli, che è presidente dell'Azzo del gruppo Atlante 2000 e della società della SRL Progetti Gruppo Atlante, e di un'altra persona che è un imprenditore italiano che sta in America ed è il dottor Ciriaco Colantuono. Proprio grazie a loro ho potuto avere questa commessa, questa indicazione di questo progetto del porto di Penasco, che già esiste in Messico, ma che adesso verrebbe ad assumere una caratterizzazione molto più potenziata dal punto di vista commerciale e soprattutto turistico. Quindi questo è molto molto importante. Un investimento importante anche a livello economico. E cosa pensate di poter fare? Beh, questo, il porto di Penasco è importante perché viene a coordinare, nella sua finalità primaria, viene a coordinare tutti i porti turistici che ci sono diciamo, nella zona, quindi lato Oceano Pacifico che bagna le coste del Messico. È un coordinamento che riguarda non solo l'aspetto turistico, ma anche l'aspetto commerciale, perché il porto di Penasco è anche un grande porto commerciale che può ospitare e far attraccare 50 grandi navi, mamma, da trasporto, 200 navi da minori da 250.000 tonnellate e soprattutto 15.000 punti barca per le navi da diporto da 10 o da 20 metri. Gli obiettivi per lo scalo marittimo sono diversi e molto importanti. Ecco, è importante il porto di Penasco analizzare la sua struttura. Io questa struttura l'ho presa per progettare due porti grandi in Italia, che sono il porto di Policoro e il porto di Ancona, proprio sulla base, su indicazioni che ho potuto avere dal porto, grande porto romano dell'epoca di Traiano e che è stato costruito ad Ostia e che è il porto ottagonale. Infatti io ho preso proprio questa struttura, un porto ottagonale interno e un quadrato esterno che possa ospitare le grandi navi da trasporto e soprattutto le navi che una volta, 2000 anni fa, non esistevano le navi da 400.000 tonnellate e soprattutto le navi da diporto nelle ali antistanti. Navi da diporto, come ho detto, riguardano 15.000 imbarcazioni da 10 e 20 metri. Parliamo invece della Via della Seta. Ecco, il porto di Penasco viene ad essere un grande porto di coordinamento commerciale e turistico, ma soprattutto potrà diventare per le coste dell'Oceano Pacifico, quindi che bagnano il Messico, potrà diventare uno dei poli della Via della Seta che ho proposto per le Americhe, cioè quella via marittima che collegherebbe, come collegava in Europa e in Asia la vecchia Via della Seta, che collegava la Cina con l'Impero Romano. Questo è importante perché attraverso questa Via della Seta potremo avere la collaborazione tra gli stati che si affacciano sull'Oceano Pacifico. Quindi ho previsto una Via della Seta dell'Oceano Pacifico, una dell'Oceano Atlantico e una via centrale in terra, come la Via della Seta terrestre che c'era tra l'Europa, tra l'Asia e l'Europa.